È giusto restare a casa, sono le regole. E ora, anche se sei giovane, è il momento di rispettarle, per il bene di tutti. Ma se ognuno di noi allunga il braccio verso l'altro, sembrerà quasi di toccarci, anche se solo virtualmente. Anche noi, che ci alleniamo sempre per superare i limiti, adesso dobbiamo rispettarli. Insieme possiamo far vincere all'Italia anche questa partita. Insieme possiamo essere uniti, anche se distanti. 12 marzo 2020, buonasera a voi tutti che ci seguite, in compagnia questa sera di Ilaria Falconi, da casa, via Skype. Facciamo questa trasmissione, consigliamo a tutti di stare a casa, l'emergenza coronavirus purtroppo si è concretizzata in modo deflagrante anche in Italia, seguite i consigli che sono nel mini spottino istituzionale che precede questo video, e con Ilaria Falconi che già conoscete, voi che seguite Liberi TV, perché abbiamo fatto con lei delle interviste, parleremo questa sera di due argomenti già trattati un po' da Liberi TV, ma ci sono delle novità. Uno è l'approvazione del PUA, del piano utilizzo arenili a Ostia, ovviamente parliamo del quartiere del Lido di Roma, della capitale, e poi parliamo della pineta di Procoglio, che è un'area privata, però una pineta importante da un punto di vista naturalistico, ambientale, un polmone verde all'interno del quartiere di Ostia. Ecco, presentiamo meglio Ilaria Falconi, è un tecnico ambientale del MIPAF, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, consigliere SIGEA. La ringraziamo ovviamente di essere qui con noi, ancora una volta. Cominciamo dal PUA. Ilaria, che cosa è accaduto? C'è stata un'approvazione nel Consiglio del 10° Municipio, appunto, dopo peraltro delle sedute, dei tentativi abbastanza movimentati, per così dire, e si introducono dei concetti nuovi, per esempio passeggiata lineare. Però, insomma, volevo dare a te la parola per fare una piccola introduzione, per capire questo PUA che cos'è, questo acronimo così piano utilizzare mini. Vai. Buonasera a tutti, grazie a te ancora per avermi ospitato. Allora, il piano di utilizzazione arenile, cosiddetto PUA, regolamenta le concessioni e qualifica le questioni di gestione di tipo amministrativo, finanziario, economico delle aree del demanio marittimo. Ovviamente, per l'attuazione del in base all'attuazione del regolamento 57/2016, per il PUA non è obbligatorio coinvolgere, la partecipazione dei cittadini e del pubblico, però era auspicabile da un'amministrazione che ha sempre dichiarato apertamente l'importanza della partecipazione della cittadinanza, il fatto che il PUA venisse, insomma, partecipato con l'istituzione di tavoli di lavoro, con le organizzazioni, con i comitati, con le associazioni e anche con i cittadini. Inoltre, il fatto che il PUA non è un piano regolatorio non implica l'impossibilità, appunto, di istituire dei tavoli di lavoro partecipati. Quindi, francamente, questa è stata un po' una mancanza, è stato un PUA deciso dall'amministrazione, non coinvolgendo comunque sia i cittadini su delle problematiche che comunque riguardano le proprie spiagge. Sì, poi peraltro i cittadini a Ostia, insomma, lo sappiamo perché lo seguiamo con Liberi TV, ci sono delle organizzazioni, delle associazioni, dei comitati che sono molto coinvolti per tutto ciò che riguarda la corretta gestione della spiaggia, insomma, per quanto riguarda anche l'accesso, insomma, tutta una serie di cose, quindi non è una cosa di cui i cittadini, insomma, si disinteressano, ecco. I concetti principali di questo PUA, quali sono, che vengono introdotti? Per esempio, si parla di passeggiata lineare, ecco, questa passeggiata, questo concetto, che cosa, sostanzialmente, cosa vuol dire? Allora, la passeggiata lineare è un po' utopica, ovvero sarebbe una fascia sfruttata al libero transito, oltre a quella già prevista di 5 metri dalla battigia. Allora, una domanda sorge spontanea: come si può garantire un controllo a far sì che questa passeggiata lineare effettivamente si fa? Considerando innanzitutto che la spiaggia non è un sistema statico, ma bensì dinamico, quindi mobile, che quella fascia da normativa non può essere perimetrata,
Quindi come si fa a far rispettare questo obbligo? E soprattutto nel PUA non si prevedono né delle sanzioni né, diciamo, dei controlli. Quindi si tratta praticamente di una fascia oltre al, diciamo, alla battigia, che insomma è quella che già per legge in qualche modo, ma neanche quella poi si riesce in qualche modo a garantire, purtroppo, come sappiamo, che dovrebbe garantire la possibilità di, in modo trasversale, di fare un punto di percorrere questo litorale, indipendentemente dalle varie concessioni che poi insistono nella parte un po' più interna. Ecco, e questo ovviamente, siccome ci sono le varie concessioni, il problema è che dovrebbe essere delimitato, cioè fino a dove la concessione e quindi le spiagge, i tavolini, quello che è, insomma, può arrivare e chi dovrebbe controllare tutto ciò. Esatto, chi controlla che ovviamente uno stabilimento non metta ad esempio un ombrellone o un lettino su quello spazio, visto che non è delimitabile, poiché è mobile, poiché non può essere da legge perimetrata. Tutto ciò espone comunque sia la disciplina al rischio di impiego non conforme e quindi a far sì che insomma questo obbligo, questa introduzione di novità di questa passeggera lineare in realtà non venga rispettata. Quindi è solo, diciamo, uno spot, ma nella realtà è abbastanza difficile poter controllare e verificare le dimensioni della passeggera lineare rispetto di essa. Sì, poi io non so se almeno teoricamente tutto venga lasciato poi alla correttezza, allo scrupolo, al senso civico, adesso non so come dirlo, dei singoli concessionari, che insomma in passato non è che si siano dimostrati molto in qualche modo inclini alla fruibilità, diciamo, pubblica e non relativa alla loro singola concessione. Esatto, poi diciamo un'altra prerogativa di questo PUA è che si dice sempre al lancio di spot che le spiagge tornano ad essere pubbliche, tornano ad essere dei cittadini, ma in realtà non è così, bensì la gestione della res pubblica purtroppo torna ad essere gestita da privati, perché le spiagge in questo PUA vengono suddivise in circa 8 ambiti e ciascun ambito viene gestito da un concessionario. Ovviamente l'affidamento viene fatto con gara pubblica, che mi spero anche che sia una gara europea, tra l'altro. E quindi qua peraltro si inserisce tutto il discorso delle concessioni, delle gare, della Bolkestein, direttiva Bolkestein, tanto insomma in qualche modo criticata dai concessionari. Si inseriscono tutta una serie di discorsi di cui su Liberty Pool troverete poi una serie di video. Su questo argomento, per quanto riguarda il PUA, un altro concetto che insomma è presente è anche quello del ripristino del sistema dunale. Ecco, questo mi interessa molto perché il sistema dunale è una caratteristica del litorale laziale, di questa parte di litorale laziale, soprattutto andando verso sud fino a Sabaudia, insomma è molto caratteristico, molto bello. Ecco, come si dovrebbe cercare di ripristinarlo? Quali sono gli strumenti? Allora, sicuramente il fatto che si vieta sia la pagliatura, quindi sarebbe la pulizia meccanica della spiaggia, e sia comunque il ripristino della duna, anche ad esempio con barriere, frangivento e quant'altro, per ovviamente la parte di Castelfusano e Castelporziano, perché è l'unica parte dove abbiamo le dune, anche se prima tutto il nostro litorale, anche la parte di Ostia Centro, era con dune che purtroppo sono state distrutte per costruire le infrastrutture, i vari stabilimenti e quant'altro, insomma, purtroppo. Quindi va benissimo. Però, insomma, sarebbe auspicabile che il ripristino delle dune venga effettuato anche, ad esempio, magari nella parte di Ostia Ponente, o comunque di prevedere delle barriere frangivento, visto il problema di tutto questo inverno e anche, diciamo, di pochi mesi fa, della spiaggia ovviamente della spiaggia che ricade sulla strada e che quindi diviene rifiuto e quindi deve essere smaltito e non può essere rimesso sulla spiaggia, considerando anche il fenomeno erosivo che abbiamo specialmente nel tratto di Ostia Levante, ma anche un pochino nel tratto di Ostia Ponente. E nelle altre zone possiamo sempre dire che c'è una stabilità più o meno stazionaria, ma è dipesa dalle varie opere e dai vari interventi di ripascimento effettuati. Quindi sicuramente sì, è una buona cosa,
però si potrebbe fare sicuramente di più. È interessante vedere, insomma, come parlando di questo si intersecano i due grossi problemi, che, cioè, anche un altro problema, che è quello dell'erosione costiera, che è una cosa che andrebbe trattata anche questa in modo organico, al di là di, questo l'abbiamo detto anche nell'altra intervista che abbiamo fatto, se non sbaglio, a gennaio, al di là dei confini politici, amministrativi, privati, concessori e così via, dovrebbe essere trattato in un modo, diciamo, organico, similmente sì. Anche a quello che c'è all'interno, subito dopo il bagnasciuga. Esatto. E poi c'è anche un'altra novità di questo PUA, è che si parla tanto dell'indice di edificabilità, facendo anche una distinzione tra opere, quindi vabbè, parliamoci chiaro, stabilimenti e balneari, che vengono definiti storici o testimoniali. Storici, vabbè, perché ci sono da tantissimo tempo, testimoniali addirittura perché sono magari possono essere riconducibili ad una posizione, cioè ovvero anziché dire ad una persona ci incontriamo in una determinata via, ci incontriamo davanti a uno stabilimento, questo lo rende testimoniale. Nel PUA però non si parla mai di demolizione per ad esempio gli edifici che non ricadono in queste due fattispecie, né si rinviene, lo stesso problema si rinviene anche per le opere autorizzate eccedenti le cubature massime, non si parla mai di demolizione. Si indica che comunque sia ci deve essere un indice di edificabilità consentita per il 5%, ma non viene mai indicata una stima della quantità di edifici, quindi di consumo di suolo, di impermeabilizzazione presente sul nostro litorale. E quindi come si fa questa percentuale? Inoltre un'altra cosa viene detta, ci sarà molta più spiaggia libera, diciamo a fruizione libera, più del 50% come consente il regolamento, ma in realtà questa spiaggia libera è garantita da questa famosa passeggiata lineare di cui abbiamo parlato prima e dai parchi di spiaggia libera adiacenti agli edifici. E poi, considerando anche se nel PUA viene esclusa tutta la parte ovviamente di Castelfusano e Castelporziano. In questo modo abbiamo questo 50%, che non è proprio la stessa cosa di dire oltre il 50% di spiagge fruibili libere, fare solamente dei parchi a corridoio. È un po' diverso, che siano verticali o orizzontali, insomma. No, poi ci sta anche un'altra questione che è annosa, pure quella che è la gestione dei varchi. Cioè, esatto. Questi varchi che sono chiudibili in qualche modo, non si capisce per quale motivo devono poter essere chiusi, perché poi sono anche i varchi degli stabilimenti che devono difendere le loro cose. No, ma... E quindi ci sta questo, e poi il numero dei varchi, che dovrebbe essere ovviamente congruo a quello che è un concetto di spiaggia pubblica, di spiaggia da fruire, insomma, pubblicamente. E poi la pulizia, la manutenzione dei varchi, insomma, chi è che dovrebbe fare tutte queste cose? Esattamente, la risposta è molto semplice, il concessionario demaniale d'ambito. E quindi, avendo un concessionario d'ambito, l'ambito riguarda sia le spiagge ovviamente a stabilimento, sia le spiagge libere attrezzate, sia le spiagge libere dove non c'è nemmeno garantito, insomma, la parte di attrezzato, quindi lettini, stabilimenti vari, eccetera, ma solo i servizi primari e essenziali. Quindi di conseguenza spiaggia libera, ma comunque gestita da un concessionario, quindi non è pubblico, non è gestito dal Comune di Roma come dovrebbe essere. Quindi il Comune darebbe questo incarico perché non riuscirebbe in qualche modo a farlo per conto proprio? Certo, ovviamente non avendo soldi in bilancio per gestire le sue cose pubbliche, quindi anche le spiagge, è ovvio che si privatizza e quindi si continua a privatizzare un servizio pubblico. È una questione abbastanza complicata, che poi cercheremo di, con gli sviluppi che ci saranno, di seguire. Ora questa approvazione nel decimo municipio passerà, poi questo testo passerà in Assemblea Capitolina. Esatto, e poi dovrà anche essere approvato lì. Bene, vedremo anche, abbiamo già un video del Comitato Mare per Tutti che è stato ascoltato nella persona di Danilo Ruggero prima dell'approvazione nel Consiglio, vedremo se ci saranno anche delle attività di testimonianza civica e di mobilitazione civica dei cittadini nell'Assemblea Capitolina per quanto riguarda
il PUA. La sindaca, peraltro, è venuta a Ostia recentemente. C'è stata anche una certa militarizzazione, insomma. Sì, diciamo che la sindaca è venuta quando la stessa maggioranza, che governa appunto, amministra il municipio, stava manifestando con dei cartelloni fuori dalla propria sede visto, diciamo, i ricorrenti eventi dell'opposizione per non far, diciamo, approvare il PUA. E quindi, mentre stava manifestando contro in parte se stessa, è arrivata la sindaca, dove ovviamente la sindaca, come anche i consiglieri, ovviamente tutti uniti del municipio, hanno confermato le novità importanti di questo VUA, che ovviamente sono la passeggera lineare con tutti i problemi che abbiamo detto prima, il criterio di edificabilità, che le spiagge ritornano finalmente ad essere pubbliche, che c'è un oltre 50% di spiagge pubbliche, non dicendo però che queste spiagge sono suddivise in ambiti. E questi 8 ambiti circa sono gestiti tutti da un unico concessionario demaniale che verrà affidato ovviamente tramite gara pubblica. Di conseguenza va bene, cioè. Auguri a tutti noi, a tutti i cittadini romani e non, perché Ostia, essendo il mare della capitale, adesso purtroppo è un periodo abbastanza drammatico anche per il turismo, ovviamente, ma insomma è suscettibile di essere veramente invaso da turisti se fosse ben, diciamo, promozionato come il resto della città, insomma, la parte storica. Beh, questo si è visto anche sabato e domenica scorsa, quando ancora l'ordinanza era meno restrittiva, le spiagge di Ostia sono state invase, c'era tantissima gente. Quindi le spiagge interessano. Vedremo gli sviluppi di questo PUA, ma sicuramente una gestione di una cosa pubblica affidata ad un privato non è mai una buona cosa. Bene, e con queste parole chiudiamo, diciamo, questa prima parte su questo argomento e passiamo alla Pineta di Procoglio, su cui appunto c'è una novità. Io richiamo coloro che ci seguono a seguire anche l'intervista che ti abbiamo fatto sulla questione, proprio lì davanti all'entrata, credo che fosse l'8 febbraio, se non erro. E questa pineta, questo polmone che sta all'interno di Ostia, c'è stato un sequestro. Stavano facendo dei lavori, ecco, che già da tempo anche qui i cittadini non avevano gradito e si erano mobilitati per manifestare, perché c'erano dei lavori che la proprietà diceva che erano lavori in qualche modo per mettere in sicurezza dagli incendi o qualcosa del genere, di sostanzialmente deforestazione. Ecco, che cosa è accaduto? Allora, diciamo che l'intervento era ovviamente di messa in sicurezza antincendio, quindi per il rischio appunto di verificarsi l'incendio nella pineta. Però diciamo che anche i carabinieri hanno accertato che è stato tutt'altro, purtroppo. C'è stato un grosso impatto ambientale. Ovviamente non sono ris state rispettate tutte le norme, sono stati effettuati degli abusi ambientali comunque perpetrati durante le operazioni di abbattimento di centinaia di alberi. Ci sono state violazioni appunto delle norme paesaggistiche in una zona vincolata, che anche se è un'area privata, comunque fa parte di una riserva, quindi è comunque a vincolo. I carabinieri hanno anche verificato che sono stati fatti dei tagli non idonei, ed era un po' quello che anche dicevo io nell'intervista che tu annunciavi prima. Ovvero che i tagli erano stati fatti prima del 15 ottobre, inizio della stagione silviana, come dal regolamento della nostra regione, che permette appunto l'inizio del taglio. I lavori erano iniziati addirittura il 2 settembre, se non mi ricordo male, come anche dimostrato da alcune foto dei cittadini che hanno effettuato il loco. Sì, ci sono dei comitati anche qui che si sono mobilitati, gli ambientalisti, per esempio Gufi e il comitato Salviamo Procoglio, Sì. questo comitato credo anche presente su Facebook si può trovare, e quindi praticamente è stato fatto un esposto ed è scattato stato decretato questo sequestro. Questa pineta al momento, cioè prima dell'inizio dei lavori, veniva utilizzata dalla cittadinanza in qualche modo? Assolutamente sì, ma anche durante i lavori, visto che comunque sia non erano rispettate tutte le norme che prevedevano l'inizio di un cantiere, né erano proprio messe in sicurezza gli accessi e chiusi in maniera conforme ed idonea per delimitare appunto un cantiere,
anche durante i lavori c'era gente che ci faceva jogging, ci portava il cane, che comunque sia viveva la zona, anche perché a ridosso appunto di un centro abitato molto ampio. Quindi assolutamente sì, era molto frequentata, lo è tuttora, ci sono persone che tutti i giorni fanno delle foto per dimostrare com'era e purtroppo com'è diventata dopo questo intervento. E sinceramente bisogna ricordare che questo, diciamo, la Pineta di Procoglio sicuramente non è di materia di competenza del municipio, però vedere un municipio assente quando ad esempio ha impiegato i nostri soldi pubblici per fare un consiglio sulla possibilità di un cantante di presentare sulla possibilità ad un cantante di partecipare o meno al Festival di Sanremo, questi soldi potevano essere spesi sicuramente meglio per fare una commissione in loco oppure un consiglio oppure una commissione ambiente un pochino più approfondita e non solo un passacarte dei vari nulla osta, che ovviamente nulla osta erano in regola, ci mancherebbe altro, però a volte non bisogna solo soffermarsi sulle carte, ma bisogna vedere in faccia la realtà. E ovviamente vedendo la normativa e vedendo anche quello che i cittadini documentavano da inizio settembre, si vedeva innanzitutto che il taglio era stato effettuato prima della stagione silviana, quindi prima già violazione. Si vedeva anche che i parchi di accesso, che loro sì è vero dovevano allargare i parchi di accesso esistenti però per consentire ai macchinari ovviamente di transitare in caso di incendio, sono stati aperti innumerevoli parchi. Non sono state ad esempio attentamente salvaguardate le sughere come anche un nulla osta della sovrintendenza dei beni culturali diceva e rimarcava più di una volta, poi senza considerare che anche molti cittadini avevano fatto delle foto o dei video, comunque se uno faceva una commissione al luogo se ne accorgeva, che anche se questo non rientra diciamo nella tutela ambientale ma più di sicurezza del lavoro, i lavoratori non avevano nessuna protezione. Lavoravano anche durante i festivi quando dai nulla osta insomma nessuno prevedeva solamente una diciamo persistenza all'interno del cantiere di 8 ore, ma parlava dal lunedì al venerdì, non è mai stato concesso di lavorare il sabato e la domenica durante le feste, addirittura il 24 dicembre si lavorava, anche durante le festività natalizie si continuava in maniera non stop diciamo. Ecco, i sequestri cercano sempre un pochino di salvare il possibile, di fermare delle cose in corso per capire bene quello che sta accadendo, per non far peggiorare delle situazioni. Sono stati fatti dei danni irreversibili? Diciamo che fare dei danni così al sottosuolo, considerando anche che i nostri suoli purtroppo hanno una perdita di fertilità e anche considerando la funzione del suolo che ha di mitigare i cambiamenti climatici in quanto rappresentano uno stock di carbonio, è ovvio che danneggiare il suolo e il sottosuolo determina dei danni ambientali molto gravi, considerando anche che il suolo, anche se si dice sempre che è una risorsa rinnovabile, in realtà non lo è, perché per ricostruire un suolo fertile ci vogliono 100 anni, quindi non è una risorsa rinnovabile. Quindi sì, il danno è stato insomma... Oltre agli alberi, vabbè, che sono stati tagliati per prevenzione incendi. Gli alberi ricordiamo sempre che comunque sono il nostro ossigeno, e ricordiamo che anche essi determinano un abbassamento dell'isola di calore molto presente appunto nelle città, quindi mitigano anche essi i cambiamenti climatici. È ovvio che un intervento per messa in sicurezza doveva essere fatto, considerando anche la vicinanza della Pineta alle abitazioni, ma questo però non consentiva ciò che è successo alla Pineta di Procoglio, e mi dispiace che purtroppo poi gli interventi vengono sempre effettuati dopo, cioè l'intervento doveva essere fatto tra settembre e dicembre quando c'erano i lavori, ora anche un intervento di sequestro, la Pineta ormai è distrutta. Bene, io con queste parole lapidarie direi di concludere qui, lasciamo ai nostri ascoltatori anche la curiosità di seguire un po' insieme a noi gli sviluppi anche per quanto riguarda questa vicenda. Io ringrazio Ilaria Falconi, ricordiamolo, tecnico ambientale del MIPAF, Ministero delle Politiche Agricole, Ambientali e Forestali, e consigliere Sigea.
Grazie ancora Ilaria, continuate a seguirci e state a casa, perché c'è un'emergenza veramente terribile. Grazie a te, buonasera a tutti. Buonasera. È giusto restare a casa, sono le regole. E ora, anche se sei giovane, è il momento di rispettarle, per il bene di tutti. Ma se ognuno di noi allunga il braccio verso l'altro, sembrerà quasi di toccarci, anche se solo virtualmente. Anche noi, che ci alleniamo sempre per superare i limiti, adesso dobbiamo rispettarli. Insieme possiamo far vincere all'Italia anche questa partita. Insieme possiamo essere uniti, anche se distanti.